come ampiamente annunciato, abbiamo con noi il capogruppo alla Camera di Forza Italia, l'onorevole Maria Stella Gelmini. Gelmini, buona giornata e benvenuta. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, cominciamo da questa battuta sull'uovo di Pasqua, che però non è una battuta, Gelmini, perché stiamo parlando dell'IVA, quindi forse sì, una brutta sorpresa, no? Purtroppo questo rischio è evidente, il governo se la prende con Tria, perché Tria dice la verità, cioè che bisogna trovare i soldi per evitare l'aumento dell'IVA che andrebbe a deprimere i consumi. Anziché ragionare su come trovare le risorse per evitare l'aumento dell'IVA, il governo se la prende col povero Tria. Non mi pare un modo serio di procedere. In realtà si sono presentati alle elezioni dicendo che avrebbero abbassato le tasse, che avrebbero migliorato la vita agli italiani, addirittura Conte ha detto che questo sarebbe stato un anno bellissimo. Beh, sono partiti con una crescita dell'1,5%, oggi la crescita è alla faccia dei 2, la disoccupazione aumenta, le tasse continuano ad aumentare e devono trovare le risorse per l'IVA, per evitare l'aumento, ma anche per mi sembra una situazione davvero paradossale, dove le chiacchiere stanno a zero e il governo fa veramente fatica a mantenere le promesse. Onorevole Gelmini, le chiediamo se può spostarsi, sempre che lei possa, di qualche anche pochi metri, perché l'abbiamo persa in un paio di passaggi causa telefonino, speriamo bene. Eccoci, riproviamo. Che sta succedendo a Forza Italia? Perdoni, è banale, ma se lo chiedono in tanti. Vicenda Carfagna, mancata candidatura, Toti. Carfagna e Toti sono nomi scomodi in questo momento? No, assolutamente no. In Forza Italia c'è un dibattito sulla linea politica e quindi io credo che mentre Toti ha una posizione molto vicina a quella di Salvini e della Meloni, c'è chi, come la sottoscritta, come Mara Carfagna, ma credo la stragrande maggioranza del partito, pensa che Forza Italia deve essere alternativa, differente dalla Lega e da Fratelli d'Italia. Noi siamo sempre stati un movimento liberale, riformista, europeista in politica estera, perché noi non siamo per l'isolamento dell'Italia, non siamo per il sovranismo, e quindi credo che questo dibattito sulla linea politica sia un confronto che ci sta tutto, ci sta perché in ogni partito ci si confronta sul percorso da fare. Dopodiché credo che dal punto di vista delle elezioni europee noi oggi non dobbiamo andare ad eleggere il coordinatore del partito. Noi oggi siamo impegnati in una campagna elettorale dove è sceso in campo Berlusconi, abbiamo fatto liste forti, molte delle nostre donne, dei nostri sindaci, degli nostri amministratori sono scesi in campo e quindi dobbiamo essere pancia a terra a fare la campagna elettorale. Certamente anch'io penso che Forza Italia si dovrà dare degli organismi e che sia indispensabile immediatamente dopo le europee procedere ad un congresso che legga tutti gli organi di partito. Mi permetta, Maria Stella Gelmini, lei, Mara Carfagna, tantissime altre vostre colleghe e colleghi sono diventati negli anni classe dirigente, insomma non c'è dubbio alcuno che questo partito non vive di solo Berlusconi, però lei converrà con me che il tema della leadership di Berlusconi, dai, inutile nasconderci, è un tema che insomma è molto difficile da affrontare, perché Berlusconi ne è il fondatore, ne è in parte anche il proprietario perché ci mette i soldi, ed è certo difficile trovare, diciamo così, un giusto percorso che porti al rinnovamento di questo partito. Ma lei non crede che questo congresso andasse fatto prima delle europee? Non è un po' tardi? Ma guardi, io credo che la leadership di Berlusconi non sia confrontabile, perché in tutti questi anni ha preso milioni di voti, è stato ed è un punto di riferimento per milioni di italiani, quindi è chiaro che la nostra storia parte da Berlusconi ed è legata ad un uomo che è eccezionale, straordinario in tutte le sue manifestazioni, da imprenditore a politico a uomo del calcio. Però lui ha fatto un patto con l'eternità, voi no. Noi sicuramente no. Siete umani. Oggi il fatto che Berlusconi si metta a disposizione in un tempo in cui l'Italia conta veramente poco in Europa e ha invece bisogno di recuperare autorevolezza, perché sa, Di Maio che si schiera con i gilet gialli, e il fatto che sul Venezuela siamo con Maduro e quindi con i dittatori, il fatto che proviamo a confrontarci da soli con la Cina
senza capirne i pericoli, non è che abbia aiutato l'Italia. Quindi la disponibilità di Berlusconi è importante. Poi è finito il tempo delle rendite di posizione. Io su questo voglio essere molto chiara. In questi anni Berlusconi della leadership di Berlusconi hanno beneficiato tantissimi dirigenti che non sempre sono stati all'altezza della situazione. Ma oggi non dobbiamo apparire come un partito diviso. Oggi dobbiamo essere consapevoli. Il futuro di Forza Italia è un percorso democratico dove chi ha responsabilità deve essere legittimato dal basso, deve essere legittimato dal consenso dei cittadini, e credo però che la prima sfida sia quella delle elezioni europee, dove Forza Italia ha un ruolo straordinario, perché il centrodestra senza Forza Italia non esiste. E oggi noi dobbiamo essere molto attivi in una campagna elettorale nella quale dobbiamo dimostrare che questa Europa sicuramente ha deluso, che questa Europa sull'immigrazione non ha dato le risposte che avrebbe dovuto dare, e nemmeno sulla crescita e sullo sviluppo, ma dobbiamo stare attenti alla Brexit. Non dobbiamo illudere gli italiani che il futuro dell'Italia sia fuori dall'Europa. E su questo Forza Italia deve usare parole di verità, deve avere il coraggio di scelte nette rispetto alle quali tutti noi, guardi, indipendentemente dalla candidatura o meno, dobbiamo essere in prima linea. Dico un'ultima cosa: la disponibilità a candidarsi non l'ha data solo Mara Carfagna, mesi fa l'abbiamo data tutti, dalla sottoscritta, da Anna Maria Bernini, tutti abbiamo dato la disponibilità perché sappiamo che in questo momento Forza Italia ha bisogno di noi, ma non c'è la necessità di essere candidati per fare campagna elettorale. Io farò campagna elettorale in tutta Italia, da parlamentare, da consigliere comunale di Milano, convinta che questa sia una battaglia straordinaria per il nostro paese. Grazie davvero a Maria Stella Gelmini, lo ricordiamo capogruppo alla Camera di Forza Italia. Buon lavoro, a presto. Grazie.